Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo incontro del Centro Culturale del Portico del Vasaio, di un ciclo che ha come titolo Come un picnic sul tetto, la sorpresa dell'umano. Prima subito un'indicazione tecnica, vi invitiamo a commentare sia su YouTube, dove siamo in diretta, che su Facebook, perché i commenti che farete, le riflessioni che condividerete con voi in questa oretta che staremo insieme, ci serviranno e saranno utili anche per progettare i prossimi incontri. Perché proprio adesso abbiamo deciso di proporre questo ciclo? Proprio adesso perché, grazie a Dio, sembra che tutto stia passando, quindi ancora però siamo costretti a ritrovarci virtualmente. Questi mesi ci siamo interrogati tanto su che cosa valeva la pena fare e abbiamo deciso di aspettare un attimo. Non ci sembrava interessante fare qualcosa solo per riempire le nostre giornate nel periodo di lockdown, ma volevamo che il primo lavoro fosse veramente vedere che cosa stava succedendo e che cosa ci stava succedendo. In secondo luogo, l'altro desiderio che ci ha mosso nel proporre adesso questo ciclo è proprio quello di preservare un aspetto umano che caratterizza gli eventi che il portico fa periodicamente. Proprio che ci sia la possibilità di guardarsi, di ascoltarsi, di un dialogo fra persone come quello che cercheremo di fare oggi. L'obiettivo di questo ciclo è proprio quello di scoprire insieme che cosa ci è successo in questo periodo. Le domande che sono emerse, proprio perché siano l'occasione per vivere ancora più intensamente la realtà quotidiana che si sta riaffacciando le porte. Come avrete visto anche dal piccolo video iniziale, il titolo dell'incontro è preso da un testo di Chesterton, Le avventure dell'uomo vivo, in cui questo tipo umano, un po' bizzarro, un po' particolare, ma che ha la grande capacità di risvegliare l'umanità di chi incontra, a un certo punto prende in vita tutti a fare un picnic sul tetto. E quindi vuol richiamare veramente qualcosa di strano e paradossale, come magari può sembrare anche questa cosa che stiamo facendo insieme. Abbiamo detto che vogliamo partire dalle nostre domande. La prima domanda che ci siamo fatto insieme a tutti gli amici del Portico del Vasaio è: che cosa è successo? Anzi, ancora meglio, che cosa ci è successo? E forse fermarsi un attimo a riflettere su questa domanda è proprio l'occasione perché tutto quello che sia successo non sia passato in mano. Ha scritto Paolo Giordano sulle colonne del Corriere della Sera il 24 marzo. È un mese che l'impensabile ha fatto irruzione nella nostra vita, ma a un certo punto finirà. Mentre noi distratti avremo solo voglia di scrollarci di dosso tutto. Il grande buio che cala, l'inizio dell'oblio. A meno che non osiamo riflettere ora. Possiamo dire che in questo periodo qui sicuramente una cosa è successa e su questo ci siamo ritrovati tutti. È scoppiata una bolla. Quale? Quella delle nostre illusioni, dei nostri paradisi, o come la chiama Foster Wallace in un celebre suo discorso, che poi è diventato anche un testo scritto, la modalità predefinita che ci dà la certezza di controllare la realtà, di saperla gestire, quella che lui chiama la nostra naturale configurazione di base. Vi leggo un pezzo. Diventa la mia configurazione di base. È questa la modalità automatica in cui vivo le parti noiose, frustranti, affollate della mia vita da adulto, quando sto operando all'interno della convinzione automatica e inconscia di essere il centro del mondo, e che i miei bisogni e i miei sentimenti prossimi sono ciò che determina le priorità del mondo intero. Se avessimo qui Foster Wallace, ci verrebbe da dirgli, caro Wallace, chissà se diresti a gente che ha vissuto quello che abbiamo vissuto noi, diresti che la modalità automatica non va bene. Perché non possiamo creare un luogo sicuro che ci rispecchi totalmente? Perché non è giusto difendersi, trovare un proprio posto? Perché non gestire, programmare, abituarsi e quindi costruire un po' una nostra bellissima bolla? Lo stesso Wallace ci risponde, e anzi direi quasi che ci sorprende, perché non ne fa un problema morale. Continua sempre nel testo che vi sto leggendo. Il cosiddetto mondo reale non vi scoraggerà dall'operare con la configurazione di base, poiché il cosiddetto mondo reale degli uomini e del denaro e del potere canticchia, ha
allegramente sul bordo di una pozza, di paura e rabbia e frustrazione e desiderio e adorazione di sé. La cultura contemporanea ha imbrigliato queste forze in modo da produrre una ricchezza straordinaria e comodità e libertà personale. La libertà di essere tutti dei signori, di minuscoli regni, grandi però come il nostro cranio, soli al centro del creato. Questo tipo di libertà ha molti lati positivi, ma naturalmente vi sono molti altri tipi di libertà, e del tipo che è il più prezioso di tutti. Voi non sentirete proprio parlare nel grande mondo esterno del volere, dell'ottenere, del mostrarsi. La libertà del tipo più importante richiede attenzione e consapevolezza e disciplina, e di essere veramente capaci di interessarsi ad altre persone e sacrificarsi per loro più e più volte, ogni giorno in una miriade di modi insignificanti e poco attraenti. Questa è la vera libertà. Questo è essere istruiti e capire come si pensa. Qual è l'alternativa? È l'incoscienza, la configurazione di base, la corsa al successo e il senso costante e lancinante di aver avuto e perso qualcosa di infinito. Questo qualcosa di infinito ci fa capire che in questione non c'è la bolla, i comportamenti, i nostri comportamenti, ma c'è proprio l'umano, la nostra umanità, i nostri desideri, i nostri bisogni, i nostri sentimenti, tutto, proprio tutto quello che siamo, la cui consapevolezza non è mai scontata, ma per fortuna riaccade, ritorna fuori, in un momento esatto, non generico. A tutti, o almeno a noi che abbiamo passato questo momento, è accaduto che a un certo punto la bolla si è rotta e la realtà è venuta quasi a soccorrerci, ci ha fatto riscoprire che c'era e ci ha fatto riscoprire che c'era qualcos'altro oltre a noi. Questa realtà che accade impedisce che una fatica mostruosa, un costruire ogni giorno il mondo da soli, sempre da capo, con al centro noi, una fatica che è spesso inutile e i cui risultati sono molto noiosi. Ma ascoltiamo il nostro primo ospite, Paolo Valentini, professore e direttore scolastico della Fondazione Caris. A Paolo, ciao Paolo, benvenuto. Buonasera a tutti. Abbiamo chiesto di aiutarci a immedesimarci attraverso un'opera letteraria in quel momento in cui la realtà in qualche modo viene e rompe la nostra bolla. Prego Paolo. Ringrazio gli amici del Portico del Vasaio perché questa sera mi danno l'opportunità di rivivere un'esperienza che ho vissuto nelle settimane precedenti durante il lockdown, quando facevo lezione online con i miei studenti e dove ho vissuto momenti straordinari. Uno di questi è stato la lettura del Il treno ha fischiato, questa novella di Pirandello, di Novelle per un anno, uscita nel 1914 sul Corriere della Sera, nella quale il protagonista Belluca, un impiegato computista, come sentirete, vive un'esperienza straordinaria. Dalla sua bolla, che in questo caso è la sua vita, monotona, se possiamo dire così, dal punto di vista lavorativo, ma piena di problemi, di contraddizioni a casa, come scoprirete, un certo giorno vive un'esperienza straordinaria. Ecco, quando la leggevo con i miei studenti, mi ha colpito la reazione di uno di loro al termine di questa lettura. Eravamo così in video, eravamo nel mezzo, nel pieno del lockdown, ancora non si sapeva a che punto saremmo arrivati, quando saremmo e se saremmo tornati a scuola, eccetera. Finisco questa lettura e questo ragazzo esplode in un "ma è bellissimo, prof, ma è stupenda questo testo". Dopo abbiamo un po' dialogato, ho cercato di capire cosa gli fosse piaciuto. Ma mi è rimasta impressa questa sua reazione perché il testo di Pirandello da solo aveva suscitato questa reazione. Per cui volevo leggerla con voi perché mi sembra molto in linea con il lavoro di questa sera e spero appunto possiate godervela. Leggerò dei brani di tutto il percorso, ricucirò qualche passo se serve perché ovviamente farò dei salti. Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello. Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici.
E lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio che ritornavano a due e a tre dall'ospizio dove erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici a qualche collega ritardatario che incontravano per via. Frenesia, frenesia, encefalite, infiammazione della membrana, febbre cerebrale. E volevano sembrare afflitti, ma erano in fondo così contenti. Anche per quel dovere compiuto, nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gaio azzurro della mattinata invernale. Questo è l'incipit dove si capisce che Belluca è impazzito, così dicono i suoi colleghi. Adesso cercheremo di capire veramente che cosa è successo. Orbene, 100 volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà. Così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po', a fargli almeno drizzare un po' le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparare qualche calcio. Niente, si era preso le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com'era da anni e anni alle continue e solenni bastonature della sorte. Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto di una improvvisa alienazione mentale. Tanto più che la sera avanti, proprio, gli toccava la riprensione, proprio aveva il diritto di fargliela il capo ufficio. Già si era presentato la mattina con un'aria insolita, nuova, e cosa veramente enorme, paragonabile, che so, al crollo di una montagna, era venuto con più di mezz'ora di ritardo. Pareva che il viso tutt'a un tratto gli si fosse allargato. Pareva che i parocchi gli si fossero tutt'a un tratto, gli fossero tutt'a un tratto caduti e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno, lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt'a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Così ilare. Di un'ilarità vaga e piena di stordimento, si era presentato all'ufficio e tutto il giorno non aveva combinato niente. La sera il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri e le carte, e come mai? Che hai combinato tutt'oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria di impudenza, aprendo le mani. Che significa? Aveva allora esclamato il capo ufficio accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. Ehi, Belluca! Niente, aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra di impudenza e di imbecillità sulle labbra. Il treno, signor cavaliere. Il treno? Che treno? Ha fischiato. Ma che diavolo dici? Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato. L'ho sentito fischiare. Il treno? Sì, signore. E sapesse dove sono arrivato? In Siberia, oppure pure nelle foreste del Congo, si fa in un attimo, signor cavaliere. Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all'ospizio dei matti. Quindi si capisce che nella prima parte si racconta il fatto che ha suscitato quella che è il ricovero di fatto di Belluca in un ospizio dei matti, è impazzito e farneticava questa frase: il treno ha fischiato. L'autore Luigi Pirandello, geniale in questo passaggio, ci svela adesso un altro punto di vista, non quello dei colleghi, non quello, diciamo così, del pensiero dominante che vive dentro la bolla insieme a Belluca. Ma il pensiero invece di qualcuno che è esterno, che può guardare tutto questo da fuori e allo stesso tempo da ancora più dentro, perché è un vicino di casa. Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche. La suocera e la sorella della suocera, queste due vecchissime per cataratta, l'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa, palpebre murate. Tutte e tre volevano essere servite, strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva.
Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse. Semmai porgevano qualche aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impeguzzo di computista, poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera in casa, carte da ricopiare, e ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché essi, tutte e 12, non trovavano posto nei tre soli letti della casa. Letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappava e andava a cacciarsi fra le vecchie cieche che dormivano in un letto a parte e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine si faceva silenzio e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo all'ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era sì ancora esaltato un po', ma naturalissimamente per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri, di tutti i suoi colleghi che lo credevano impazzito. Magari, diceva, magari! Signori, Belluca si era dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga di una noria o di un molino. Sì, signori, s'era dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito ad addormentarsi subito. E d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito da lontano fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tanti anni, chissà come d'improvviso, gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via ad un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato, si era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutto intorno. Si era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s'allontanava nella notte. C'era, ah, c'era fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, cui quel treno s'avviava. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui egli da giovane era stato e che ancora certo in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva, la vita che un tempo aveva vissuto anche lui e seguitava quella vita, aveva sempre seguitato, mentre egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più, il mondo si era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua computisteria. Ma ora ecco, gli rientrava come per travaso violento nello spirito. E dunque lui, ora che il mondo gli era rientrato nello spirito, poteva in qualche modo consolarsi, sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria del mondo. Gli bastava. Naturalmente il primo giorno aveva ecceduto. Si era ubriacato, tutto il mondo dentro ad un tratto, un cataclisma. A poco si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo ufficio e avrebbe ripreso, come prima, la sua computisteria.
Soltanto il capo ufficio ormai non doveva pretendere troppo da lui come per il passato, doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia, oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere mio, ora che il treno ha fischiato. Grazie a tutti. Si era dimenticato da tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Questa è la storia di questo impiegato e di un pezzo di realtà che l'ha risvegliato, gli ha fatto riaccorgere del mondo e ha iniziato a cambiare. Paradossalmente, pur rimanendo in casa per tanto tempo, anche noi ci siamo accorti di cose che ci eravamo dimenticati che esistessero. Ci siamo trovati, come scrive Chesterton, nel Napoleone di Notting Hill, a guardare le stesse cose, forse anche più di 999 volte. Giampiero Bartolini. Poche parole basteranno per spiegare perché Londra, nel momento in cui si inizia questa storia, era quasi la stessa che nel tempo felice in cui io vivevo ancora. Semplicemente perché nessuno credeva più alle rivoluzioni. E basta il senso comune a far comprendere come non si possa rovesciare un ordine di cose esistente con tutti i suoi costumi e adattamenti se non si crede a qualche cosa che gli sia estranea, esteriore, e che tuttavia sia positiva e di natura divina. Ora, durante questo secolo, l'Inghilterra perse ogni fede del genere. Si credeva in qualche cosa che si chiamava evoluzione e si diceva: se dobbiamo trasformarci, bisogna mutare lentamente, sicuramente, come fanno gli animali. Le sole rivoluzioni che abbiano buon esito sono quelle della natura. Non si è mai visto, per esempio, che vi sia stata una reazione conservatrice a favore della coda. La fiducia vaga e in certo qual modo deprimente che si ripone nel corso naturale ed eterno delle cose era diventata la condizione e la convenzione tacita della vita stessa. E in realtà non c'era ragione alcuna perché ci si cessasse di fare oggi ciò che si era fatto ieri. Così come non c'era ragione perché tre giovanotti abituati a recarsi insieme al loro ufficio, al ministero, cessassero di andarvi assieme in quella nuvolosa mattina d'inverno. Tutto a quel tempo era meccanico e automatico, tutto, specialmente gli impiegati del ministero, i quali si trovavano regolarmente all'ora stabilita al loro tavolo. Tre di questi impiegati si recavano sempre in città insieme. Erano conosciuti da tutto il vicinato. Due erano alti e il terzo piccolo. Ora, quella mattina accadde che il piccolo ritardasse di qualche minuto nel raggiungere gli altri due che stavano già passando davanti alla sua porta. Avrebbe potuto in tre salti facilmente raggiungerli, ma non lo fece e si mise a camminare dietro a loro. La giornata era triste e i loro vestiti erano tristi. Tutto era triste, ma come seguendo un vago capriccio dell'umore, egli percorse strade e strade, quartieri e quartieri, senza staccare lo sguardo dalla schiena di quei due che andavano avanti e che si sarebbero voltati se solo li avesse chiamati. Ora, c'è una legge segnata nel punto più oscuro del libro della vita ed è questa. Se voi guardate una cosa 999 volte, voi siete perfettamente a posto. Ma se la si osserva la millesima volta, si può andare incontro all'orribile rischio di vederla per la prima volta. Così accadde che l'impiegatino osservasse le falde delle redingote dei due impiegati alti e di via in via, d'angolo di strada in angolo di strada, non vedesse che falde di vestito e falde ancora, sicché, senza sapere nemmeno lui come, finì con lo scoprire qualche altra cosa. Due neri draghi che procedevano a ritroso davanti a lui, guardandolo con i loro occhi cattivi. Quei draghi camminavano a ritroso, ma non cessavano di fissarlo. Veramente i due occhi che egli vedeva non erano altro che i bottoni attaccati alla vita della redingote, e può darsi che qualche ricordo tradizionale del loro lontano significato desse al loro sguardo quella fissità quasi folle. Il taglio che separava le falde del vestito formava il naso e la gola del mostro,
così che pareva ogni qualvolta le falde ondeggiavano al vento invernale che i draghi si leccassero i lebbroni. Fu una sensazione momentanea, ma tale che il piccolo impiegato non poté liberarsene, e la ebbe poi come incisa nell'anima. Infatti, da allora in poi, quando pensava a persone in redingote, rivedeva subito nella mente quei draghi che camminavano a ritroso. Allorché la prima volta i draghi apparvero al piccolo impiegato nella nebbia, produssero dunque quell'effetto che operano i miracoli. Trasformarono l'universo. Era una mattina invernale, senza luce, non proprio oscurata dalla nebbia, ma incupita da quelle ombre di nuvole o di neve che immergono ogni cosa come in una penombra verde. Con un tempo simile pare che quel po' di luce che si diffonde nelle cose provenga più che dal cielo, da una specie di fosforescenza ardente nelle cose stesse. Il cielo e le nuvole pesano come acqua e gli uomini si muovono come pesci, con la sensazione d'essere in fondo al mare. E ogni incontro lungo le vie di Londra viene quasi a integrare queste immagini, le carrozze, i cabs stessi, con i loro occhi di fiamma. Sembrano creature viventi negli abissi marini. Così il piccolo impiegato, sbalordito dapprima dall'incontro dei due draghi, s'accorse in breve d'essere attorniato da draghi marini, abitanti gli abissi oceanici. Nell'esperienza dello shock della realtà, il contraccolpo ci mostra forse la realtà come non l'avevamo mai vista, proprio nelle sue viscere. Distrugge quell'apparenza, quello sguardo contatto, scontato che crea l'abitudine. Ce la offre di nuovo e ci può stupire, ci può incuriosire, ci può ingaggiare, rimettere in moto tutte le nostre domande. L'esigenza proprio di capire. Via via, come se ci fosse una nuova energia affettiva di relazione che magari avevamo accantonato. E magari non è neanche scontato che accada questo, perché di fronte allo shock della realtà, pensiamo alle cose che in questo periodo abbiamo visto, è possibile anche la paura, la sfiducia e l'attesa che tutto passi. Oltre alla realtà, quindi, c'è bisogno che accada qualcos'altro, come è successo a un'esperienza tutta riminese, un gruppo di amici che ha messo a ferro e fuoco Rimini, come? Con gesti di gratuità. Durante il lockdown hanno iniziato a portare la spesa alle persone che non potevano uscire di casa, a offrirsi come aiuto, iniziando con un semplicissimo gesto, semplice è un eufemismo, scrivendo 3.000 cartoline a mano, lasciando il proprio numero di telefono e scrivendo semplicemente «Se hai bisogno, ci siamo». Ha raccontato uno dei fondatori di questa esperienza, che si chiama Team Botta, Giorgio Mattassoni, che ringrazio di essere qua con noi. Ciao Giorgio, benvenuto. Ciao Matteo. In un'intervista hai raccontato: normalmente viviamo ciascuno chiusi nel nostro individualismo, preoccupati solo delle nostre case, del nostro lavoro o dei nostri interessi, la famosa bolla, come la chiamiamo dall'inizio. Poi arriva un problema, come il coronavirus, che ha avuto l'effetto di risvegliare l'umano che c'è in noi, il sentimento di solidarietà verso gli altri. Questa esperienza ci ha insegnato che è più umano, più gratificante vivere in questo mondo. Allora, noi Giorgio, per te abbiamo una domanda semplicissima. Che cos'è che ti ha fatto decidere, appunto, di dare un pezzo di vita a questo gesto di gratuità? Perché, permetti se ti dico questa cosa, non credo che il problema era occupare del tempo libero e non credo neanche che, come dire, sei nato particolarmente buono, come un po' tutti non siamo. Siamo tutti abbastanza peccatori e a volte brutte persone. Quindi a te, proprio a te, cos'è che ti ha mosso? Cos'è che ti ha fatto scattare questa iniziativa? Di fronte allo shock che in quel momento stavamo tutti vivendo. Sicuramente, intanto Matteo, grazie per questa bellissima introduzione. E sicuramente, come hai detto tu, siamo brutte persone e il coronavirus ci ha dato la possibilità di accorgerci che così brutte persone non siamo. Nel senso, nei due interventi precedenti abbiamo sentito di
di vite, no? Frenetiche che corrono e di individui che pensano alla propria individualità e che non si rendono conto che in realtà facciamo parte di un tutto, facciamo parte di un insieme, facciamo parte di un mondo dove qualsiasi nostra azione genera effetti nella vita degli altri. E noi sostanzialmente ci siamo ritrovati, parlo di noi, parlo di certo, perché siete un grandissimo gruppo di amici e siete diventati veramente tanti. Esatto, parlo appunto di amici, parlo della mia ragazza che è una mia compagna di viaggio in tutto ciò che faccio, parlo dei miei soci, ci siamo ritrovati e, a ricercare un po', passami il termine che può essere frainteso, ma a ricercare un po' la bellezza di questo tempo buio che stavamo vivendo, perché il coronavirus ci ha permesso di sentirci parte del mondo e ci ha permesso di capire che la nostra vita non è così importante quanto la collettività, quanto l'interesse comune che ognuno di noi dovrebbe contribuire a conservare, a garantire, a proteggere. E questo lockdown, questa quarantena ci ha dato la possibilità appunto di vedere della bellezza in questo, vedere la bellezza nel fatto di decidere di smettere magari di pensare un po' esclusivamente a noi stessi, a quello che ci capita nella nostra frenetica quotidianità e di pensare un po' di più agli altri e quindi di sentirci parte della storia, perché questo periodo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché ricordiamo che non è finito, anzi siamo ancora nella fase del capire come superare questo periodo, certo. E ci ha permesso di sentirci fortemente parte della storia che stavamo vivendo e sentirsi parte di una storia racchiude della bellezza. E questa bellezza chiaramente prescinde da tutte le problematiche che ognuno di noi ha avuto, problematiche morali, problematiche di isolamento, problematiche di lavoro per gli imprenditori e le aziende che si sono trovati in forte difficoltà. Ma questa bellezza comunque ci ha permesso di alimentare una visione romantica della vita e di decidere di fare qualcosa di concreto per le persone, per la nostra città. Ti faccio altre due piccole domande. Hai detto, certo, ci ha permesso di alimentare una visione romantica della vita, ma è una visione romantica della vita o è invece la vera vita? O almeno tu, come lo stai sperimentando in questo momento qua? Diciamo che spesso la visione romantica della vita la leggiamo nei libri, la leggiamo nei romanzi o la vediamo nelle storie, nei film a cui siamo affezionati. In realtà questo momento ci ha dato concretezza alla visione romantica della vita, quindi questa visione è stata realtà. È stata realtà e vivere alimentati della gratitudine delle persone che stavamo aiutando, dell'entusiasmo che ci scambiavamo quando vedevamo che stavamo riuscendo a ottenere qualcosa, come, non so, un appoggio da parte del comune, il fatto di poter lavorare a fianco alla protezione civile, il fatto di poter portare non solo la spesa a casa delle persone che non si potevano muovere, ma anche dei pacchi di spesa gratuiti alle famiglie che stavano iniziando a entrare in difficoltà serie. Tutta questa energia e tutta questa scambio veramente di emozioni ha permesso di raggiungere una consapevolezza che forse quella visione romantica della vita era la vita stessa che stavamo vivendo. Chiarissimo. Senti, un'altra domanda e poi ti lasciamo, perché tu sei anche imprenditore e in questo periodo gli imprenditori hanno un bel da fare. Se domani dovesse finire l'esperienza di Team Botta, qual è la cosa più importante che questa esperienza lascia a Giorgio Matassoni? Allora, sicuramente l'esperienza di Team Botta non finisce, per il semplice fatto che l'altro giorno ascoltavo una diretta sul festival riguardante il festival Mare di Libri, che è un festival che fa parte della storia della nostra città, e c'era un autore che è intervenuto
si chiama Stefano Laffi, che ha detto una cosa molto bella. Ha detto che ogni volta che ognuno di noi decide di compiere una scelta, si genera un prima e un dopo. Noi abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto e queste nostre azioni hanno provocato un dopo, cioè prima del Team Bota c'era, per noi parlo e poi spero anche per le persone che abbiamo aiutato, per noi c'era un modo di vedere le cose, un modo di vedere anche il volontariato, un modo di vedere la vita in generale. Poi dopo il Team Bota c'è un dopo, appunto, e questo dopo è fatto di nuove abitudini, di nuove consuetudini sane che pensiamo di avere introdotto perlomeno nelle nostre vite e che desideriamo portarci dietro. Quindi se anche l'esperienza Team Bota come associazione, che tra l'altro è una neonata associazione e quindi ha tutto il futuro davanti che stiamo cercando di... Speriamo che sia lunghissimo e florido. E anche se dovesse di punto in bianco finire, io sono certo che nel cuore di tutti i volontari che ci hanno aiutato e magari, perché no, anche nel cuore delle persone che abbiamo aiutato, ci possa essere una nuova consapevolezza secondo la quale la solidarietà praticata quotidianamente può generare veramente miglioramenti per un territorio e per una comunità. Chiarissimo. Giorgio, grazie di cuore di essere stato con noi, in bocca al lupo sia per l'associazione sia per tutte le tue attività imprenditoriali e speriamo di vederci di persona presto in giro per il mio. Grazie mille. Giorgio. Un abbraccio. Ciao. L'esperienza di Giorgio ci ha colpito sia per quello che ha fatto accadere in città, ma anche per quello che appunto lui raccontava adesso. C'è un prima e c'è un dopo. E questo ci introduce a un'altra domanda che ci siamo fatti insieme agli amici del Portico, su cui abbiamo riflettuto appunto in questo periodo. Ma visto l'accadere di questo shock della realtà, questa bolla che un pochino si è sgretolata e anche questa possibilità appunto di vedere tante umanità sorprendenti come quelle che abbiamo ascoltato risvegliate nei testi che ci hanno letto Paolo e Giampiero oppure nell'esperienza appunto di Giorgio, ma com'è possibile non ritornare come prima? Cioè, che cosa succede adesso? Su questo abbiamo deciso di invitare con noi, e pregherei Lucio in regia, che ringrazio tantissimo per il lavoro che sta facendo, che voi non vedete, e pregherei di far entrare con noi Mattia Ferraresi, giornalista. Ciao Mattia, ben arrivato. Ciao Matteo, buonasera. Un caro saluto. E, giornalista, scrittore, per anni corrispondente dall'America per Il Foglio. Pronto, non so se si può dire, ho visto uscito qualche articolo di giornale, forse ufficiale. È stato scritto, non si sa se è vero, a sbarcare in una nuova attività editoriale, diciamo solo così, e poco tempo prima che scoppiasse tutta la pandemia ha pubblicato per Einaudi un libro che consiglio a tutti quanti, cui titolo è La solitudine, quindi definirei quasi un grandissimo reportage sulla solitudine e riflessione sulla solitudine, perché è stata una prima parte del libro in cui racconti tanto. Noi Mattia ti abbiamo invitato perché, oltre per tutte queste cose che ho appena detto, perché in qualche tua intervista che ho sentito in questo periodo di lockdown, mi hai fatto molta simpatia per un certo scetticismo. Come ti raccontavo quando ci siamo sentiti prima di questo incontro, rispetto un po' alla retorica, siamo tutti cambiati, siamo tutti diventati più buoni e quindi abbiamo svoltato. Dall'altra parte, come anche ha detto Silvano Petrosino, filosofo italiano, che ha detto lo spettacolo vero di questa pandemia è stato il bene con la B minuscola, cioè quello di tanti piccoli gesti quotidiani che siamo arrivati a fare. Quindi, come non tornare come prima? E la questione della solitudine, comunque di questa, come dire, chiamiamola anche bolla in cui ognuno
si trova o per scelta o per circostanze ad essere. È veramente risolta dopo questa pandemia o le domande che dobbiamo affrontare sono le stesse? Guarda, grazie intanto Matteo per l'invito. Grazie a te. La questione del cambiamento, che appunto è diventato un po' stucchevole, un po' un ritornello stucchevole, siamo cambiati, non siamo cambiati, siamo migliori, siamo peggiori, ritorniamo come prima. Da una parte io trovo abbiamo che perso un attimo Mattia, proviamo... Spero di essere ritornato. Ecco, ci sei, sono vai. Tornato, ecco. Sei tornato, ecco. Grande. Dicevo, la domanda un po' stucchevole del siamo cambiati, non siamo cambiati, siamo migliori o siamo peggiori, da una parte è molto bella, io trovo, perché ci dice un grande desiderio che ciò che accade, la realtà così come si presenta, non ci lasci indifferenti. Cioè in qualche modo ci tocchi e quindi c'è un desiderio di lasciarsi toccare. Io trovo che abbia un limite perché c'è un sottofondo un po' naturalista in questa domanda, cioè implica un po' che l'uomo sia una cosa, un essere naturale che si adatta a degli stimoli che riceve, dei cambiamenti che accadono nell'ambiente attorno a lui e quindi in un processo di adattamento diciamo trova nuovi assetti o una nuova dimensione. E quindi un po' questo sottotesto hai colto giustamente un certo mio fastidio quando sono stato, fastidio forse esagerato, però quando sono stato interpellato, una certa mancanza di pazienza per questo tipo di discorso, perché mi sembrava che sempre andasse un po' lì, insomma, appunto, un po' come tutto il resto del mondo naturale, l'uomo si adatta e quindi, insomma, la domanda vera, implicita in questa domanda sul cambiamento, mi sembrava sempre che fosse questa specie umana può adattarsi come tutte le altre specie di tutti i regni a questa nuova condizione, che mi sembra una domanda un po' limitata, un po' interessante senz'altro da un punto di vista zoologico, ma limitata, mentre invece la cosa interessante è che l'uomo è colui che decide, cioè fa un atto di decisione, di imparare, non vive solo nella dimensione dell'oggi e della risposta allo stimolo, vive nella dimensione della storia, che è fatta di memorie e di proiezione nel futuro, di progetto, di incertezza, di domanda, di densità delle questioni, non solo di complicazione. Insomma, è una cosa che però in cui io vedo forte, interessante, la grande questione della libertà. La libertà vuol dire anche arrivare, vuol dire, alla grande scommessa. Ma qua Giorgio, che non conosco, ma lo sento amico per quello che ha detto prima, ce l'ho detto, è interessante il passaggio, non solo che c'era uno stimolo esterno, poi c'è una decisione personale che poi diventa decisione di un gruppo di amici e diventa la decisione che chiama altre decisioni, ma questa però è decisiva, in questo senso è stato interessante sentire, ecco, anche se dovesse finire questa esperienza particolare, non finirà perché questa decisione è stata presa e conquistata dalle persone che l'hanno fatta. Per arrivare alla questione della solitudine, io la leggo proprio esattamente allo stesso modo. Io credo, come ho provato a scrivere in questo piccolo libro, che la solitudine sia stata una scelta della nostra società, cioè la modernità e soprattutto il mondo contemporaneo che viviamo, ha scelto di essere solo, cioè ha scelto una dimensione di individualismo e di autorealizzazione come scena fondamentale su cui avviene il grande spettacolo del mondo, cioè una scena con un solo protagonista che è l'io, e l'io in grado di realizzare se stesso in qualche modo, ognuno come... E quindi è come la condizione in cui siamo gettati nel mondo, ma non è una condizione che viene così appunto per caso, è stata voluta, cercata, è stata richiesta, anzi è stata ciò a cui forse l'uomo moderno ha anelato di più, poter essere solo, cioè svincolato da tutti i rapporti possibili, no? Oppure vincolato solo nella misura in cui il rapporto
può essere gestibile, controllabile, insomma, io sì, voglio bene a te che sei accanto a me, però, insomma, dalle 10 a mezzogiorno, poi basta, cioè, insomma, in uno spazio che decidiamo e controlliamo, no? In questo senso io credo che, semmai, la pandemia può, io lo spero, sia stata e sia l'occasione per una riflessione su questo, ma ripeto, avviene se c'è una decisione di prendere sul serio le vicende esistenziali fondamentali che la pandemia ha fatto emergere. Non avverrà per reazione agli stimoli, a circostanze, anzi non c'è bisogno, credo, di aver letto Dostoevskij per sapere che l'uomo si è abituato a tutto, e quindi ci abitueremo anche a questo. Scusa, allacciandomi a quello che stai dicendo, mi viene in mente che nel momento in cui, diciamo così, è scemato un po' il lockdown, alcuni articoli di giornale parlavano di stress, per esempio, dal ritorno al lavoro, quindi, come dire, da una paura delle persone di ricominciare, diciamo, una vita che era stata interrotta. E c'era uno di questi articoli che parlava proprio della paura dell'imprevisto nella vita quotidiana, perché magari in lockdown, in un certo modo di stare a casa, tutto è anche abbastanza pianificato e regolato, no? Mentre invece nel momento in cui esci, appunto, lo shock della realtà, come l'abbiamo chiamato stasera, è dietro ogni angolo, no? E tu alla fine proprio nella conclusione del tuo libro, di fronte alla solitudine inizi a parlare dell'importanza di un tu, di qualcuno che in qualche modo ci richiami a uscire dalla solitudine o dalla nostra bolla. Sì. Io credo che sia così, esistenzialmente la solitudine viene spezzata solo dall'innamoramento, cioè il contrario della solitudine in un certo senso non è solo la compagnia, che è sempre velata di un'ambiguità, quante volte è esperienza di tutti essere stati in un contesto circondati da persone e sentirsi soli. E per cui io trovo che l'opposto della solitudine sia un po' invece l'innamoramento, cioè quella esperienza dirompente che ti porta a dire: io senza di te non sono io, non sono più io, o non posso essere io compiutamente senza tu che rompi nella mia vita in modo incontrollabile. E questo, secondo me, è una, diciamo, prendendo per buono questo, che è un po' la chiave che ho voluto dare, la suggestione finale del mio libro, che non si può concludere come problema, e quindi certo, è una suggestione. Però io lo trovo che sia interessante rispetto a quello che stiamo vivendo, perché invece quello che hai descritto tu nell'atteggiamento, diciamo, da fine lockdown, può rimanere, e c'è un grosso rischio, io credo, che rimanga questa traccia, una traccia di uno scetticismo verso l'imprevisto, anzi l'altro, che è portatore potenziale della malattia che ritorna, ma è anche portatore di ciò che rompe il comodo. Per cui, insomma, un amico mi faceva l'esempio, così molto stilizzato, naif, insomma, quando uno vede, è al parco e vede della ragazza, una ragazza che gli piace, e quindi magari si avvicina, e poi c'è l'app di Immuni che ti dice: no, però non puoi farlo, e c'hai però la mascherina, sto banalizzando, e non voglio, certo, suggerire che, diciamo, bisogna prendere la questione della sicurezza, nessuno mi fraintenda. Però io trovo che sia questo, come uno scetticismo non solo verso l'altro che porta la malattia, ma l'altro che rompe la convenzione che mi sono creato, ma tu l'hai già detto bene questa cosa. Chiarissimo. Senti, l'altra cosa che emerge dal tuo libro è un valore grande delle domande che l'uomo si fa. Tant'è che, appunto, questa scelta dell'uomo della solitudine è anche per
rendere meno forti queste domande. Da questo punto di vista, quello che tu hai visto, ma te lo chiedo proprio prima di tutto nella tua vita quotidiana che hai fatto in questi mesi e da cronista, appunto, per come guardi la realtà. Queste domande qui, è vero che sono ritornati forti e quindi comunque la pandemia è stata l'occasione per riscoprire alcune di queste cose, appunto questo bene con la B maiuscola, o anche rispetto a questo sei un po' scettico? No, io credo che personalmente posso dire per me invece è stata una grande occasione, anzi da quello che mi pare di vedere, chi ha accettato un po' che questa inattività forzata e questo silenzio di cui si sono riempite un po' le nostre giornate, pur avendo io due bambini, quindi il silenzio è una dimensione diciamo, relativa, diciamo. Sì, è diciamo, più dell'anima che dei decibel. Però chi ha, secondo me, accettato di vedere questo come una dimensione di ricerca o interessante o in cui fare quello che con una parola ormai impossibile per il mondo contemporaneo, ma io trovo sempre interessante fare contemplazione, che è una categoria che non abbiamo più, ma che secondo me è ancora un valore. Secondo me invece è stato una grande opportunità. È stata una grande opportunità. Certo, io ho visto in me stesso, in altre, nelle persone attorno a me, nella mia famiglia, anche invece un grande desiderio di riempire questo silenzio, di riempire il tempo. A un certo punto, per fare un esempio della vita quotidiana, mi sono imposto di non fare più webinar, perché a un certo punto era diventato il webinar per il webinar, cioè lo scopo era riempire la giornata di conversazioni interessantissime, di contenuti interessantissimi, belli. Però a un certo punto ne facevo così tante che dico, ma certo, forse magari si può anche considerare che quello che la realtà sta dicendo può avere anche un'altra dimensione. Non voglio esagerare paragonando, come dire, le domande che Leopardi mette nel cuore del pastore errante dell'Asia, che andando a salire per, come dire, distinguendosi dalle pecore che sono invece assalite dal tedio alla luna, pone le grandi domande. Beh, però, non, sì, se permettimi questo paragone, forse improprio, però non è neanche del tutto... Perfetto. Ok, grazie Mattia, grazie di essere stato con noi. Consigliamo a tutti appunto di leggere il tuo libro e speriamo di leggerti presto. Grazie. Ciao Mattia. La questione delle domande è forse la prima cosa che questo periodo ci lascia e su cui vogliamo proseguire anche il dialogo nei prossimi incontri, perché se c'è un dato che abbiamo visto anche nel dialogo con i nostri ospiti stasera, è che innanzitutto tutti questo l'abbiamo riscoperto. Abbiamo riscoperto che la realtà parla e che dentro di noi ci sono delle domande che molto spesso lo shock della realtà costringe a far venire fuori, come quella di Giorgio, per cui un evento del genere richiama a quel desiderio, quel bisogno di impegnarsi nel mondo, di, come diceva lui, di fare un po' la storia e di essere dentro la storia, o come appunto il risveglio dell'umano che abbiamo visto nell'impiegato di Pirandello. E proprio questo, secondo noi, è il primo punto di irriducibilità che la pandemia, che questo periodo qua ci ha fatto scoprire, che forse può essere il primo punto di coscienza per non ritornare come prima. E proprio su questo, su una certa fragilità, sulle domande che l'uomo ha, sulla crepa che c'è dentro di noi, sarà il secondo dialogo che faremo il 3 luglio, quindi vi chiediamo già di metterlo in agenda, già confermati due ospiti, che sono una Marina Corradi, giornalista, e l'altro Daniele Mencarelli,
scrittore e neo vincitore del premio Strega Giovani, con i quali appunto dialogheremo su questo tema. Andando a concludere e ringraziandovi tutti per essere stato con voi, vi consigliamo anche il testo che un po' ha aiutato e guidato le riflessioni fra di noi in questo periodo, che è il libro di Julian Carrón, edito da Rizzoli, Il risveglio dell'umano, che è uscito in ebook direi quasi un mese fa e che adesso è disponibile anche cartaceo. E vi ho già detto appunto del libro di Mattia Ferraresi sulla solitudine. A tutti quelli che sono in diretta vi invitiamo a cliccare like sulla pagina Facebook del Portico del Vasaio e a iscrivervi sul canale YouTube per appunto non perdere i prossimi incontri. E, nei prossimi giorni pubblicheremo anche su Facebook i riferimenti alle cose lette insieme stasera, in modo che così se qualcuno ha voglia di rileggerseli è possibile. Chiaramente il video di questo dialogo sarà da subito disponibile sia su YouTube che su Facebook e cercheremo di capire anche se riusciamo a sistemare l'audio del momento con Paolo, che ha avuto qualche problema di rete che ha inficiato un po' l'audio. L'ultimo avviso che vi diamo è vi segnaliamo una bellissima iniziativa iniziata proprio in questi giorni dall'Associazione Centri Culturali Italiani, di cui Portico fa parte, insieme al Meeting, il Book Corner, le presentazioni dei libri che sempre ci sono stati al Meeting in questi anni, si sono trasformate, sono già iniziate con dei podcast pubblicati sul sito del Meeting che potete trovare. A questo punto auguro a tutti una buona serata, grazie di essere stati con noi in questo primo tentativo, speriamo che sia stato un momento bello per tutti e ci rivediamo il 3 luglio alle ore 19, sempre in diretta su Facebook e su YouTube. Grazie a tutti e buona serata.